Guerre. 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 La letteratura esaltò fino ad oggi l'immobilità pensosa, l'estasi, il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo e il pugno. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato con la sua bocca digrignata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore, non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Senatori, signori consiglieri nazionali, nessun dubbio sfiora la mia mente per quanto riguarda l'avvenire del popolo italiano. Avvenire garantito. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio spentare spazio con un accordo. Bum, bum, bum. Ammutinamento di 500 echi per accennarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo. Altre guerre. Alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti. Fra i vinti la povera gente faceva la fame. Fra i vincitori faceva la fame la povera gente. Ugualmente. I want you. Viennesi, imparate a conoscere gli italiani. Noi voliamo su Vienna. Potremmo lanciare bombe a tonnellate. Non vi lanciamo che un saluto a tre colori. I tre colori della libertà. Noi italiani non facciamo la guerra ai bambini, ai vecchi, alle donne. Noi facciamo la guerra al vostro governo nemico, delle libertà nazionali, al vostro cieco testardo, crudele governo, che non sa darvi né pace né pane, e vi nutre d'odio e di illusioni. Viennesi, voi avete fama
di essere intelligenti. Ma perché vi siete messi l'uniforme prussiana? Ormai lo vedete, tutto il mondo si è volto contro di voi. Volete continuare la guerra? Continuatela, è il vostro suicidio. Che sperate? La vittoria decisiva, promessavi dai generali prussiani? La loro vittoria decisiva è come il pane dell'Ucraina. Si muore aspettandola. Popolo di Vienna, pensa ai tuoi casi. Svegliati! Viva la libertà! Viva l'Italia! Viva l'intesa! Alla fine delle ostilità si contano 9 milioni di morti e 20 milioni di feriti.